Che cos'è il phishing e come funziona? Il phishing è la pesca a strascico dei nostri dati personali in rete. È una tattica fraudolenta che spesso cerca di indurci in errore o a farci fare qualcosa che non faremmo di nostra spontanea iniziativa. Ad esempio, lo spear phishing, la pesca con la fiocina, è quella che è mirata ad acchiappare noi e proprio noi. E in genere si presenta così: caro Arturo, ti scrivo questa email perché tu scarichi l'allegato e vedi quello che c'è scritto dentro. Ma una volta scaricato l'allegato nell'email di phishing, nel nostro computer entra un virus. Questo virus ne prende il controllo e da quel momento l'attaccante criminale che ce l'ha mandato può farne l'uso che vuole. Un computer infettato da un virus comandato da un attaccante esterno può fare molte cose. La cosa più frequente che può capitare con un attacco di phishing è che ci rubino la rubrica dei contatti e tutti gli allegati che abbiamo immagazzinato nella posta elettronica. In questi allegati ci sono le cartelle cliniche, le conversazioni che abbiamo scambiato con l'avvocato e con il fiscalista. Ma come fanno i criminali a prendere i miei dati? Nel caso in cui clicchiamo sopra un link infetto o un allegato carico di virus, succede che il virus potrebbe anche prendere il controllo del nostro computer. In questo caso il virus lo chiamano Trojan Horse, cavallo di Troia, proprio perché si infila senza farsi riconoscere dentro il vostro computer. È successo al Comitato Elettorale Democratico americano quando sono riusciti a rubare con un Trojan Horse tutte le email del candidato Hillary Clinton. Il phishing che ci induce a cliccare su un allegato di posta elettronica che scarica un virus dentro il nostro computer e che poi prende il controllo del nostro stesso computer lo fa diventare un soldatino comandato a distanza da un delinquente. In quel caso parliamo di computer zombie. Il computer zombie è un computer che grazie al virus che gli è stato iniettato può essere richiamato in vita ogni momento quando serve all'attaccante criminale.